e analizziamo quella che è appunto la recente relazione semestrale presentata dalla Juventus. Massimo, che Allora, cosa ci vedi in questa relazione semestrale? Che cosa ti ha più colpito? Quelli che sono secondo te i lati positivi e negativi? Insomma, qual è il tuo punto di vista? io sono un ottimista di natura, partiamo da qui. Quindi non ci vedo grandissime negatività e credo anche che sia stata fatta una propaganda abbastanza strumentata su tutto ciò. I numeri sono migliorativi perché comunque abbiamo un netto incremento del fatturato, abbiamo l'azienda che comunque nel semestrale si mantiene in utile di periodo, quantunque molto diminuito rispetto all'anno precedente, ma sappiamo tutti perché. Era importante mantenere un utile che non credo fosse assolutamente atteso in questo momento. Quello che poi fa pensare bene è la composizione di questi nuovi ricavi. Perché la Juve si sta evolvendo. Non è più una società calcistica strettamente legata agli introiti di quello che è il core business, cioè la squadra, ma è una società che punta ad un modello di espansione moderno, un modello di espansione che ha sempre più a che vedere con i diritti televisivi, sì, con l'entertainment, ma anche con tutta una serie di attività collaterali. Che sono il merchandising, lo sfruttamento dell'area intorno allo stadio, l'hotel, il museo, comunque ricavi che diventano sempre meno contestualizzati rispetto all'evento sportivo. Vado a leggere così a braccio. Dunque, il conto economico del primo semestre 2018-2019 evidenzia ricavi totali per 330 milioni di euro. Stiamo parlando del semestrale, ricordo. Contrapposti a ricavi del precedente periodo, quindi primo semestre 2017-2018, pari a 290 milioni di euro. Abbiamo un miglioramento di circa 40 milioni di euro. Dove lo vediamo questo miglioramento? Guadagniamo circa 8 milioni in più da gare, quindi i biglietti, gli abbonamenti, tutto ciò che è botteghino sale di 8 milioni, che è un bell'incremento perché stiamo parlando di più del 20%, molto di più rispetto all'anno precedente. Ovviamente qui c'è l'effetto Cristiano perché sono anche aumentati i prezzi. Stessa cosa abbiamo come diritti radiotelevisivi e proventi da media, abbiamo 124 milioni contro 109 dell'anno precedente, quindi abbiamo 15 milioni di più. Da sponsorizzazioni e pubblicità passiamo da 43 vecchi a 61 nuovi. Qui ci hanno fatto un regalino, che però in verità regalino non è, e lo andremo ad analizzare un po' più avanti. Abbiamo un'importante impennata nei ricavi da vendite di prodotti e licenze. Ricordiamo che Juve è una delle pochissime società ad aver deciso di gestire in proprio il suo merchandising e quindi a puntare sull'affermazione del brand. L'anno scorso avevamo fatto 14 milioni e 6, quest'anno ne facciamo 16 e 5. Abbiamo quasi raddoppiato. Abbiamo una perdita nei proventi da gestione di diritti dei calciatori, che è connessa anche all'addio di alcuni pezzi da 90 che non sono stati compensati adeguatamente con gestione di diritti interni, ma anche qui vedremo dopo. Alla fine di tutto ciò abbiamo un risultato che io reputo positivo perché comunque siamo perfettamente in linea con quello che è il business plan della società, che prevede un incremento dei ricavi graduale fino ad arrivare a sfondare il muro dei 700 milioni nel 2024, che è una data cruciale. Perché sarà la data di partenza della nuova Champions Superlega, chiamiamola come vogliamo. Chiaramente spendiamo più quattrini, soprattutto ne spendiamo di più per gli ingaggi, perché abbiamo ingaggiato un ragazzino che ci costa un po' tanto. Quindi l'anno scorso spendevamo 104 milioni di euro per personale tesserato, quest'anno ne spendiamo 143 nel semestre.
Alla fine di tutto ciò, chiudiamo, dicevo, in attivo. 43 l'anno scorso contro 7 quest'anno, ma è un attivo importante. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che comunque la gestione della società c'è, va avanti. L'impatto dell'affare cristiano era ampiamente assorbibile e adesso, spulciando tra i numeri, andremo a vedere come questo impatto per certi versi non si sia ancora pienamente manifestato, soprattutto in positivo, perché comunque il negativo c'è lì, i numeri sono lì, l'ammortamento, gli stipendi li conosciamo tutti, e come potrà essere foriero di effetti moltiplicatori su quelli che sono gli anni a venire. Benissimo. Per esempio, e qui chiudo e lascio la parola a Graziano, un dato che io reputo importantissimo sta a pagina 16 della relazione finanziaria semestrale, cioè al rendiconto finanziario. Qui c'è un dato che per tutti gli analisti finanziari è fondamentale, che è il flusso di cassa generato dall'attività operativa. L'anno scorso era negativo per quasi 15 milioni, quest'anno siamo positivi per 52. Questo vuol dire che gli amministratori ci sono e sanno fare il loro lavoro. Del resto discuteremo più avanti. Passo la palla a Graziano. Graziano, questi numeri che ha sciorinato Massimo Biondo, condividi parzialmente, non ti convincono, oppure puoi fare delle ulteriori precisazioni? Ma diciamo innanzitutto che ovviamente stiamo facendo un confronto, significa che partiamo da magari una visione leggermente diversa, però io assolutamente rispetto quanto ha detto Massimo, ha senso assolutamente. Io per mio modo di vedere, quando guardo una società sportiva faccio una serie di considerazioni ai margini, oltre ai numeri che ci sono, e quindi magari vedo il bicchiere mezzo vuoto più che quello mezzo pieno. È vero che sono aumentati i ricavi, sono aumentati di 39,6 milioni, molti di questi ricavi, la maggior parte dell'aumento di questi ricavi dipende dall'incremento dei diritti televisivi, quindi è qualcosa che non è strettamente legato alla società Juventus, perché in quel caso i diritti televisivi vengono decisi, venduti collettivamente e poi ripartiti in base a un regolamento che, diciamolo, quest'anno ha penalizzato la Juventus, perché rispetto a quello che era la vecchia legge Melandri sono cambiati i parametri di ripartizione, quindi qualcosina in meno rispetto a quello che avrebbe preso negli anni passati c'è stato, anche se in senso generale l'incremento c'è stato. Diciamo che prima in percentuale la Juventus guadagnava di più, adesso in percentuale guadagna di meno. C'è un incremento, e questo incremento è significativo, perché va proprio a migliorare anche quella che è la questione legata all'utile finale. Senza sostanzialmente l'incremento derivante dai diritti televisivi, la Juventus sarebbe già nel primo semestre in perdita. Ricordiamo che solitamente il secondo semestre è peggiorativo rispetto al primo, perché ci sono tutta una serie di ricavi che vengono anticipati nel primo semestre che nel secondo non ci sono, e soprattutto molto dipenderà anche da quelli che sono i risultati del campo, quindi un peggioramento dal punto di vista dei risultati per quanto riguarda ad esempio la Champions League andrebbe a comportare ricavi minori sia per bonus che bonus da parte degli sponsor, sia appunto per incassi da diritti televisivi e da botteghino. Il botteghino è l'altra nota dolente. Noi usciamo. Molti sostengono che una prematura uscita dalla Champions League ci metterebbe KO finanziariamente. Esagerato. Allora, niente e nessuno può mettere la Juventus KO finanziariamente. In questo momento è assolutamente impensabile. È vero che bisogna stare attenti ai conti. Quello assolutamente, perché Juventus non ha, almeno a quanto ne so io, non ha una proprietà che dall'oggi al domani è disposta a ripianare 100 milioni di euro di perdite, per intenderci.
Juventus deve andare con le sue gambe, quindi nel caso dovesse esserci una serie di anni negativi sulla falsa riga, per intenderci, dell'Inter post triplete, allora, o anche dell'Inter del triplete, perché l'Inter stessa del triplete chiuse parecchio in perdita. La Juve in questo momento sta spendendo più di quanto ricava, e per una o due stagioni questo è possibile. Nel caso dovessero proseguire le stagioni con perdite significative, la mia sensazione è che a un certo punto Exor metterebbe uno stop e direbbe no, adesso si rientra, perché non siamo disposti tutti gli anni a ripianare 50, 60, 70, 80 milioni. Attenzione che in un calcio come quello di oggi, in cui sostanzialmente i diritti TV e le partecipazioni alle coppe sono preponderanti in quelli che sono i ricavi di una società di calcio, una stagione negativa si ripercuote in maniera pesante. Quello che è successo a Milan e Inter lo abbiamo tutti presenti. Dicevo del discorso legato al botteghino, poi dopo botteghino. Fammi finire questa cosa, se non mi perdo, scusa. Sì, vai tranquillo. Legato al botteghino, la nota dolente appunto è stata che, come sapete tutti, quest'anno, prima ancora dell'arrivo di Ronaldo, era stato stabilito un aumento dei prezzi dei biglietti. Ci sono state polemiche con la curva, ma penso che anche gli altri tifosi non fossero contenti di questi aumenti. Ti do questa notizia, ho sentito per quanto riguarda gli abbonamenti corporate, si parla già di un 20% di incremento per la prossima stagione. Se questo trend dovesse essere confermato per tutto lo stadio, sicuramente avremo un incremento dei ricavi, però è un incremento che va a ripercuotersi direttamente sul tifoso che va allo stadio. E qui ci sono due correnti di pensiero. C'è chi dice che comunque lo stadio dovrebbe avere un prezzo comunque ragionevole, perché poi a un certo punto poi lo stadio si svuota quando non ci sono partite importanti, piuttosto che manca la fidelizzazione del tifoso, mentre c'è chi dice invece che la legge della domanda e dell'offerta, e quindi se uno non ha i soldi per andare allo stadio è giusto che non se lo possa permettere. Qui molto spesso entrano Volevo dirti, è anche vero che lo stadium, rispetto alla massa dei tifosi juventini, è anche sottodimensionato. Per cui finché restiamo con quei posti lì, secondo me li riempiamo a qualsiasi prezzo. Dipende, perché già con l'Udinese non erano tutti pieni. Quindi in realtà sulle partite da sold out sicuramente, poi ci sono gare come possono essere Frosinone, Chievo, Empoli, adesso non voglio le cose di queste squadre, che diventa più difficile riempire. Non solo quello, perché poi magari c'è il tifoso che dice l'abbonamento lo faccio lo stesso, perché comunque nel complesso rispetto a quelle che sono le partite big mi conviene ancora fare l'abbonamento piuttosto che rischiare la vendita libera. Poi però se magari l'abbonato non ha voglia di andare allo stadio a vedere una partita, che diventa meno interessante, e l'effetto ovviamente di uno stadio vuoto, di uno stadio senza tifo, è importante. C'è da sottolineare, ma questo è un mio discorso personale, anche quella che è la valenza di assistere a uno spettacolo sportivo a costi che siano più o meno accessibili. È chiaro che uno non deve entrare gratis allo stadio, però bisogna anche tenere conto di quello che è il valore del tifoso. Dall'altro punto di vista, diciamo che c'è stato sì un incremento dei ricavi da merchandising, tra l'altro col nuovo contratto di Adidas gran parte di questo incremento diventerà praticamente a vantaggio di Adidas, perché Adidas si riprende, da quello che ho capito, buona parte di quelli che sono i ricavi dalle vendite fino a un certo volume di vendite, per cui questo va un pochino a scorporare. Resta comunque il fatto che se anche Juventus al netto ha guadagnato 5-6 milioni dalla vendita dei merchandising in quest'anno, è da ricordare che quello che ho letto molto in questi giorni sull'effetto Ronaldo sui ricavi e quant'altro, Ronaldo va a costare 60 milioni di euro l'anno, quindi in proporzione bisogna stare molto attenti a fare questo tipo di ragionamento. Ronaldo è sicuramente, ha dato un impulso importante a Juventus dal punto di vista dell'immagine, in questo momento io mi sento di dire che in realtà però Ronaldo ha acquisito i tifosi della Juventus, e quindi anche lui a livello di immagine può vendere agli sponsor il fatto che lui adesso è seguito anche dai tifosi della Juventus. Non è in questo momento, non si può dire che tutti i tifosi di Ronaldo siano diventati
tifosi della Juventus perché Ronaldo si è trasferito alla Juve. C'è un livello di attenzione che in questo momento anche i dati che ci hanno fornito nelle prime fasi per quanto riguarda quello che è stato il merchandising rispetto all'estero dicono che è stata una risposta molto tiepida rispetto ai mercati esteri, mentre invece ovviamente quella del mercato italiano è stata eccezionale per una stagione che era partita col botto. Quindi questa è la situazione. A me fa preoccupare un pochino quello che è il discorso legato all'indebitamento finanziario netto, perché è di 384 milioni. Ricordo che l'indebitamento dell'Inter, quando Moratti fu costretto a vendere, era di 423 milioni. Questo per darvi un po' l'idea. Ma era di altro tipo, era un altro tipo di debito. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Poi c'è il discorso legato a quello che è il prestito obbligazionario. Andrà ad incrementare questo indebitamento finanziario o andrà a sostituirlo? Lì bisogna tenere sotto controllo quello che è l'indebitamento, e anche qui faccio un discorso che è diverso dal discorso finanziario, un discorso etico che feci a suo tempo per il Milan e l'Inter. Quando si permette a una società di indebitarsi a questi livelli, sicuramente è suo diritto in base al fatturato, in base alle leve finanziarie e quant'altro, però si va a rendere veramente impossibile la competizione, perché rispetto ad altre squadre che non possono accedere a questo tipo di credito, a questo tipo di indebitamento, si crea una sorta di fenomeno che io definisco di doping finanziario, che definì doping finanziario anche a suo tempo Giraudo, che sostanzialmente va a falsare quella che è la competizione. Quando a livello nazionale, a livello internazionale no, perché siamo a una situazione che è simile a quella di Bayern, di Liverpool. Ma sono quelli i nostri competitors,